Ehi, la ciurma, io sono Mazzatesse e ci ritroviamo di nuovo su Abandon Ship. Ci eravamo lasciati davanti a questa difficile scelta, scusate, cioè di scegliere se difendere il porto oppure di fregarcene e abbandonarli nella loro guerra contro i Northern. No, no, North. Proviamo a difenderlo. Mi sembra della gente simpatica, boh. As you head into battle, you spy two vessels that could prove your match. They weren't expecting much resistance, so at least you have the element of surprise, which allows you to take one on the first ship alone. The remainder of the fleet appears to be made of fishing vessels with only the odd cannon on board, and they steer well clear of you. No, quindi è un altro discorso oltre a questa gente qua, eh. Avremmo potuto ripararci, magari. Quello sì. Allora, prima nave, intanto tu vai qua e questo lo facciamo sparare. No, questo spara qua. Questo spara qua. Questo spara qua. Questo spara il pele e tu dai una mano a lui fin tanto che è necessario. No, anzi, tu dai una mano. No, non può dare una mano a lui perché lui è solo. Proviamo ad avvicinarci. Oddio, aspetta. Vai a riparare, si è aperta una falla mica da poco. Stiamo riuscendo ad avvicinarci? No. È salito di livello? Fichissimo, è salito di livello! Vai a riparare, vai a riparare, vai a riparare, vai a riparare, vai a riparare. C'è dell'acqua, c'è dell'acqua, c'è dell'acqua che sta entrando. Riusciamo ad avvicinarci ancora? Io l'ho premuto Brace for Impact. Mi sembra anche il momento giusto. Ah no, ma l'abbiamo sfasciato un momento prima di salirci a bordo. Ma quelli possiamo tipo prenderli in qualche modo, poi non lo so. Ah, non possiamo prendere niente perché l'altra c'è subito addosso. Ok, andiamo sulla seconda. Vediamo adesso se riusciamo ad andarci sopra. Allora, direi che tu vai a caricare questo. Tienilo caricato. No, questo ok, ma ci pensiamo poi dopo. Vabbè, tu caricalo nel dubbio, ma vediamo cosa fare, perché non vorrei rompere lo scafo, vorrei avvicinarmici se possibile. Allora, loro cercano di tenere la distanza. Se riusciamo a fare dei danni a... Al Sartiame dovremmo riuscire a prenderli. Ci stiamo pian piano avvicinando, effettivamente. Aia! Riusciamo a prenderli? Allora, tu smetti di sparare. Tu smetti di sparare. Tu smetti di sparare.
Possiamo saltare a bordo? Sì. Il Brace for Impact è venuto dopo che ci siamo attaccati con loro. Ah, perché era l'onda forse il Brace. Of the three battle-worthy vessels, yours is the only survival. The remaining Norse-tide ships are ramshackle and no match for you, and are chased off by the similar jerry-rigged Southerton ships. You return to the harbor to a hero's welcome, the crowd hailing your fortuitous arrival. Sì, ma non ci hanno dato niente neanche di questo. The celebration lasts several hours and reach a fever pitch when the Southerton attack fleet return, having destroyed the Norse-tide. Now the lagoon is their domain alone, at the cost of four neighboring ports and many souls. You take the gifts bestowed upon you by the gleeful locals, make your excuses and leave. Beh, non è che ci è andato poi così tanto. Cioè, ci avremmo preso di più dal saccheggiare quelle navi alla fine. Ma tienilo ancora così per ora. Magari al massimo mettiamo full armor. Non lo so se vale la pena, non lo so, non lo so. Ah, Advanced cosa cambia? Ah, ci dà più informazioni. Però questo, quello già ce l'abbiamo. Io non ci interessa. No, mi sa che io rispondo. No, secondo me dopo troviamo un full armor più potenziato. No, no, non lo voglio adesso. Qua abbiamo esplorato. No, non abbiamo esplorato altro. Allora, scusa, dammi un attimo. No, voglio la visione qua sopra. C'è un. Sì, c'è un. Un faro là. E voglio andarci, in modo da vedere tutto e poi mi faccio pagare dai tizi. È tutto distrutto qua, ovviamente, adesso. Erano in 5, sono rimasti solo più loro. Allora, no, non volevo qua, volevo andare qua. In modo da fare pagare 109, non male. Dai, siamo quasi a 500, potremmo comprare la nave piccolina, ma no. Facciamo che aspettare gli 800 e prenderci la nave un po' più grande. Allora, niente, ora, adesso che sappiamo tutto. No, adesso che sappiamo tutto, cos'è che c'è da fare? Allora, là ci sono delle provviste, qua ci sono degli eventi strani. Non c'è gente del culto però qua da queste parti. Boh, andiamo a vedere quella nave là sotto. Ho paura a schierarmi contro questa gente qua perché mi sa che. Sailing within range of a stationary vessel, you see that they are in trouble. The crew are desperately pumping water from the ships. But there is not enough of them to also fix the whole cracks. Ok, li aiutiamo e ci pagano. Ah no, non sono riusciti a salvarci. Arriviamo troppo tardi. Crebbio, peccato. Ma ancora, non c'è un pulsante per questo. Meno. Cos'è questa roba?
No, come si passa qua? C'è un hotkey? Più. Io ho fatto più. Più. Ah, quel più. Vabbè. Dimmi là. Voglio vedere questo che cos'è. Che cos'è questa roba? Delle navi affondate. An object is spotted floating in the nearby water. As it gets closer, you realize with great anticipation that it is a seal of distress and promptly all in on deck. You pry open the lock and find a small amount of valuables. Ok. Allora, vediamo dove andiamo adesso. Qua ci sono dei soldi. Andiamo a prendere i soldi là sotto il porto, sperando che siano fuori dall'area del porto. Invece no, sono dentro l'area del forte. Mareo, allora. Dove andiamo? Andiamo qua. C'è una nave là oltre. Tra poco ci arriva il culto addosso, ma qua non abbiamo niente per proteggerci dal culto. Spero che non sia una roba troppo forte. Ah, un floating outpost. Ok. Possiamo prendere supply, possiamo migliorare il coso, ma... Ok, no, non posso migliorare così bene. Va bene. Ma il tizio che è salito di livello cosa vuol dire? Ah, niente, adesso è a livello 3. Il cannoniere, anche questo è a livello 3 nel suo essere un marinaio. Ma molto buono. È molto buono. Allora, prendiamo delle provviste qua sotto, già che ci siamo, tanto quelle ci stanno sempre. Sì. Allora, meno. Proviamo ad andare lassù. Anche se ci conviene stare vicino al porto perché ci faranno parecchio danno, probabilmente quello. Cos'è questo? Ripara tutto? Ho riparato i 10 lo scafo. Buono. The lookout calls down. A lifeboat has been spotted. The crew look to you for the order. A lifeboat. Vediamo. Quando ti avvicini vedi dei marinai che hanno perso conoscenza. Ok, riusciamo a salvare un po' di persone. Ok, e quindi siamo più contenti. Benissimo. Oddio, è una nave del culto che ci sta cercando. E qua mi sa che dobbiamo scappare e basta. No, beh, forse no. Forse no. Non mi sembra tanto più forte delle navi normali. No, tu vai ad aiutare questo, tu vai a... al mortaio che spara così. Ho un po' paura, devo dire. È una nave potentissima, dice, che, da cui non possiamo scappare. Aia! Ci ha fatto un bel danno? No, no, stiamo reggendo, ma tu vai a riparare qua che è meglio. Se l'Alifron sale a bordo, possiamo tentare l'abbordaggio. Ok. Ok. Allora, io vado a curarmi un attimo, tu... Occupati di questi cannoni, tu occupati di questi cannoni, tu occupati di questo. E cerchiamo di avvicinarci un po'. Oddio, si stanno avvicinando anche loro.
Ok, ce l'abbiamo fatta. Il culto sa dove sei, non c'è tempo di prendere altre cose, devi scappare prima che qualcos'altro ti venga addosso. Ma allora abbiamo fatto tutto questo per niente? Cioè, è un evento in cui non puoi guadagnarci niente, puoi solo prenderci dei danni. Porca miseria, vabbè. Siamo sopravvissuti comunque. E il fatto è che, cioè, devi sempre essere veloce perché sennò, ti sfasciano il mondo. Allora, andiamo in mare. Abbiamo un attimo più di tempo per pensare. C'è un evento laggiù. Allora, andiamo nell'evento laggiù, vedere che cosa succede. Non è stato così difficile, picchiarli, però. Ok, siamo molto contenti. Oh, c'è un'altra roba là sotto, vero? No, dov'è che era? No, c'è quello, ma è nella zona del forte. Qua c'è una nave e lassù ci sono delle provviste. Non possiamo andare di là, no? Ci manca ancora un evento da fare. Oh, io ho molta paura dei forti, no? Una nave. Pesca, andiamo a pescare. No, no. Possiamo andarcene di là, ma ci conviene, noi dove dobbiamo andare? Andiamo su. Ma non possiamo tornare indietro, quindi, mai? Faccio un piccolo giro per vedere se qua si può uscire. No, è chiuso il cancello. Ma perché uno non può mai più tornare dove è già stato? Boh. Mi fa strano come cosa. Quindi scusa, questi non potremo mai più sconfiggerli? Allora, vediamo. Ah, c'è un faro qua, ottimo. Così scopriamo cosa c'è. C'è un sacco di roba. C'è un tizio in mare là. Devo salvare prima il tizio in mare. Là c'è un porto, buono. Ah, c'è un coltista. Abbiamo perso 10 di felicità. Però ci ha dato dei soldi. C'è una nave che ci sta seguendo. Ok. E ovviamente vogliono menarci tanto per cambiare. Voglio vedere se con l'arrembaggio, se sto giro con l'arrembaggio riusciamo a guadagnarci qualcosa di più. No, tu vai a caricare il cannone. C'è il mortaio. Così abbiamo già tutti targettati, eh. Adesso ci fanno avvicinare, non sembra. È salito di livello, ottimo! Quindi adesso anche lui è 3 di sparare. Oddio, ci hanno fatto un bel danno qua, eh. No, tu vai a sparare con questo.
Oddio. C'è tanta gente, non so quanto mi convenga. Ok, tutto a posto qua da noi. Stiamo prendendo parecchio più danno cercando di fare questo abbordaggio. Allora, scusa, tu smetti di sparare, tu smetti di sparare. Non fa tanto danno. Tiriamo giù sta nave, boh. Ah, gli abbiamo preso parecchio danno per cercare di salirci a bordo, ma ok. Quanta acqua che abbiamo imbarcato? No, 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 conviene mantenere sempre la stessa tattica di spariamo, spariamo, spariamo e poi boh. Cos'è qua? Patch up your hull? Ok, l'ha sistemato giusto un pochettino. Vediamo un po'. 22 minuti, niente. Allora interrompiamo qua così. Io vi invito a lasciare un mi piace e un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Abandon Ship, dove vedremo dove concludere questo pezzo di mappa. Ciao, buona giornata.